Ringraziamo il professor Minuto per aver esposto con magistrale chiarezza questa tematica, permettendoci di intravedere quell'intreccio di eventi e circostanze che hanno tessuto la trama storica che ci vede coinvolti e nella quale cogliamo la nostra identità. In ogni identità, infatti, confluisce la sintesi di una storia personale o condivisa o comunitaria. Quando qualcuno di noi vuole rivelare la propria identità, racconta la propria storia. Continuando su questa linea, riconosciamo che la storia, quella da noi studiata, non è un conglomerato di eventi statici che risponde solamente alla legge causa-effetto, precludendo qualsiasi spazio alla novità, alla scoperta di qualcosa che in un primo momento è passato inosservato. A volte nella cosa conosciuta si può nascondere qualcosa di ignoto, di sorprendente. Ci piace inserire all'interno di queste considerazioni la presentazione dell'argomento che tratterà la dottoressa Rosalba Petrilli. La nostra relatrice ha condotto per la prima volta nella nostra area degli studi bioantropologici aventi per oggetto la genetica della popolazione di lingua greca d'Aspromonte, con campionatura di saliva prelevata in diverse zone della Sicilia, sud Italia e sud dei Balcani, i cui risultati, qualora fossero comprovati nel tempo, obbligherebbero la metodologia storica ad una radicale revisione argomentativa. Ma da quali dati scientifici è supportata questa ipotesi? Come questi risultati del laboratorio hanno determinato questa nuova visione storica? Diamo la parola alla dottoressa Petrilli. Buongiorno, grazie di avermi invitato e di avermi dato la possibilità di divulgare dei dati che erano nel cassetto da un po'. Non mi sente? Mi sentite? Beh, allora, grazie a tutti, grazie di avermi invitato e di avermi dato la possibilità di mostrarvi dei dati che non sono ancora stati pubblicati per intero e quindi alcuni saranno addirittura inediti perché neanche nella presentazione del convegno di Bova dell'anno scorso sono stati illustrati. Questi dati genetici ovviamente spero di non stressarvi troppo perché dovranno essere spiegati attraverso grafici e tabelle. E le domande del professor Minuto infatti sono difficili e speriamo con queste nuove informazioni di dare degli strumenti in più per cercare di indagare questo mistero delle origini delle popolazioni di lingua greca in Calabria. Prima di incominciare a illustrarvi i dati devo fare un brevissimo inciso perché ultimamente parlare di differenza genetica sta diventando molto pericoloso. Si corre il rischio di insinuare il dubbio dell'esistenza di gruppi etnici diversi e quindi di razze. Noi antropologi abbiamo il compito di dire che esiste un'unica specie che è Homo sapiens e non è suddiviso in razze. Quindi le differenze che noi vedremo sono variabilità all'interno della stessa specie. La prima diapositiva infatti tende a illustrare un concetto, un ragionamento molto semplice. Ognuno di noi ha due genitori, 4 nonni, 8 bisnonni, 16 trisavoli, 32 antenati in 4 generazioni, ognuno in quella precedente. Ognuno di noi, se non fossimo parenti, nel 1750 avrebbe 1024 antenati, così 1 miliardo nel 1240, nell'anno 1000 avremmo ognuno di noi 1000 miliardi di antenati. Capite bene che è evidente che alla lunga in realtà dovremmo essere parenti perché il pianeta non ha mai sostenuto questa mole di popolazione. La prossima. E la variabilità umana si genera come? Attraverso la storia delle migrazioni di Homo sapiens. Sappiamo che la culla dell'umanità è attualmente considerata l'Africa, non si sa se orientale o l'Africa del Sud, perché in Africa la maggiore variabilità riscontrata per quanto riguarda Homo sapiens, ma che migrando lungo le rotte questo Homo sapiens ha incontrato specie arcaiche già presenti nei territori da lui esplorati con i quali sappiamo ora che si è incrociato. Per gli europei per esempio sappiamo che è facile trovare una percentuale da 0 a 4% di DNA neandertaliano
E questo a seconda dei tratti considerati, perché ognuno di noi ne può avere ereditato un tratto diverso e la quantità di Neanderthal ancora presente in ognuno di noi in realtà arriva anche fino al 20%, se mettiamo insieme tutti i diversi tratti che ogni individuo può avere ereditato dall'ibridazione dei primi sapiens. La prossima diapositiva. Questa storia dà origine anche alla possibilità di tracciare i nostri cromosomi attraverso lo studio dei marcatori genetici e a seconda delle frequenze maggiormente riscontrate in alcune popolazioni, addirittura dare una mappa geografica dei nostri cromosomi. Questo è per esempio una mappa dei cromosomi di un individuo calabrese, dove viene mostrato che per esempio tutta il colore blu è europeo, il colore viola proviene dal Medio Oriente e dal Nord Africa. La percentuale di un 17% medio orientale e nordafricano è piuttosto consistente. La prossima. Ma non è solo la genetica che influisce nella variabilità, ma sono anche le pressioni ambientali. Sappiamo che le popolazioni si adattano al loro ambiente, quindi abbiamo degli adattamenti genetici all'altitudine, come per esempio sulle Ande e sulle catene himalayane, ma anche a delle pressioni dovute alla presenza di arsenico, per esempio nell'ambiente himalayano, o alla presenza di parassiti come la malaria in Africa e in Asia, e quindi le popolazioni escogitano delle mutazioni che li rendono resistenti a determinate pressioni ambientali. Tutto questo genera variabilità. La prossima. L'Italia è il paese d'Europa, avete sentito sicuramente molto spesso dire, con il più alto indice di biodiversità per quanto riguarda flora e fauna. Abbiamo il corrispettivo anche per quanto riguarda la variabilità umana. Questo è dovuto al fatto che ha una posizione geografica, l'avrete sentito dire tante volte, il centro del Mediterraneo, un ponte che connette il continente con le coste africane e l'Oriente con l'Occidente. In più la penisola italiana è disposta da nord verso sud, è stretta e montuosa, e questo crea delle nicchie ecologiche che separa le specie, aumentando quindi la forza di la propulsione alla biodiversità. Naturalmente in Italia la variabilità umana è generata dalle diverse migrazioni, dai fenomeni di migrazione che si sono susseguiti sin dal Paleolitico, in epoca preistorica e poi anche in epoca storica. Il professor Minuto ha fatto un rapido excursus su questo. Possiamo andare avanti? Questo è un grafico che si chiama analisi delle componenti principali, che rende conto della variabilità umana in Italia. Vi faccio vedere come attraverso questo strumento è stato possibile, ogni pallino di questo è un individuo, è stato possibile organizzare a colpo d'occhio. Proverò. Allora, questa analisi consente di carpire a colpo d'occhio la variabilità umana in Italia. Abbiamo subito notato che ci raggruppa il Nord Italia in una posizione geografica che rispecchia in qualche modo la geografia della nazione. Mi sentite? Mi dispiace. Allora, provo a ricordarmene. Con questo è meglio. Allora, la variabilità, questa analisi ci consente di vedere a colpo d'occhio la variabilità italiana, che è considerata una delle maggiori in Europa. Cioè, vi faccio notare la dispersione, cioè la differenza genetica tra un italiano del sud e un italiano del nord
sembra essere di gran lunga maggiore tra quella che si trova nei gruppi delle popolazioni centroeuropee, cioè nel gruppo considerato lì in alto che ci individua il centro Europa, ci possono essere individui francesi o ungheresi che sono geneticamente più vicini che un qualunque individuo rappresentato qui in Italia del Sud rispetto all'Italia del Nord, cioè c'è una grande variabilità genetica all'interno della nostra penisola. Ad aumentare la variabilità ci pensano anche le minoranze linguistiche. Sono d'accordo col professor Minuto quando dice che tecnicamente quella greca di Calabria non è una minoranza linguistica, è il residuo di una popolazione maggiormente rappresentata, e questo lo vedremo dopo. Qui sono rappresentate una ventina delle minoranze etnico-linguistiche distribuite sul territorio italiano. Vado un po' veloce così. Avanti. Noi abbiamo focalizzato l'attenzione ovviamente sulla minoranza di lingua greca, e come riassunto dal professor Minuto, per cercare di capire un po' la situazione, ovviamente abbiamo attinto agli studi linguistici. Gli studi antropologici devono essere per forza condotti secondo studi multidisciplinari, e quindi vado anche molto veloce perché l'ipotesi arcaica del retaggio della Magna Grecia contrapposta a quella, quella bizantina ovviamente adesso è superata da una visione, detta visione del compromesso del bilinguismo, in cui consideriamo che la lingua si sia stratificata a seconda delle ondate migratorie successive in epoca medievale. Possiamo andare avanti. E questa è la mappa che il professor Minuto ha in qualche maniera riassunto a voce, cioè delle zone che dal 1005 erano considerate grecofone e che poi piano piano si sono ridotte, lasciando solo l'isola ellenofona che adesso conosciamo. Questa è la mappa dei dialetti che il professor Tramper e Marta Maddalon hanno disegnato, cercando di dire che la situazione in Calabria era un po' più complessa da come l'aveva descritta Rolfs. Rolfs aveva individuato due macro aree, una a sud più grecofona e una a nord più latinizzata. Il professor Tramper ha fatto notare che effettivamente la situazione può essere anche un po' più complessa, però abbiamo un gruppo uniforme nella parte sud della regione. Possiamo andare avanti. Quindi noi abbiamo inserito i nostri studi genetici alla luce di queste conoscenze. Abbiamo campionato 81 individui appartenenti a 7 comuni in una prima fase, e le abbiamo raffrontati con le popolazioni provenienti dalla Sicilia, Trapani, i comuni siciliani, dall'Italia meridionale, con le minoranze di lingua albanese, Albania e Grecia. Il primo esame che abbiamo condotto è un esame sulla eterozigosità media, che ci consente di capire quanto una popolazione è endogamica, cioè è chiusa perché contrae matrimonio all'interno della stessa comunità, oppure i matrimoni sono condotti anche fuori dalla comunità. Sapevamo per isolamento genetico, che per l'isolamento linguistico e per l'isolamento geografico, che dovevamo aspettarci un dato che ci facesse capire che la comunità fosse endogamica, perché questo era quello che più o meno avevamo riscontrato in tutte le altre comunità. Ed effettivamente
abbiamo notato che ha i valori più bassi di eterozigosità di tutte le comunità, anche alloglotte considerate. Cioè ci aspettavamo che fossero così, ma non tanto così, cioè la forza di questi dati era un po' troppo evidente. Anche le regioni di omozigosità sono le più alte, questi sono i campioni di Condofuri, Gallicianò, Rohude e Roccaforte, e si discostano in maniera molto evidente rispetto agli altri. Questa è una mappa simile a quella che vi ho fatto vedere precedentemente, in cui le in cui le popolazioni considerate si dispongono su un asse geografico. Qui dove vedete questo grande mucchio di popolazioni, sono posizionate le popolazioni appartenenti all'Italia meridionale, alla Sicilia, alle isole Cipro e Creta. Ci sono sovrapposti i greci e i fiorentini, da questi si distaccano i greci del Peloponneso, quindi quelli che vanno verso i Balcani, insomma le popolazioni più continentali, e gli albanesi, Tosk e Geg. In alto, qui, si posizionano le comunità albanesi calabresi. Cioè gli albanesi calabresi sono più albanesi degli albanesi, hanno amplificato un dato della loro popolazione, conservandolo e amplificandolo quindi. Ma dove sono i greci di Calabria? In tutt'altra posizione. Cioè quello che diceva il professor Romeo al professor Minuto è che si posizionano lontano da tutti in maniera tale da avere una distribuzione anche molto grande, cioè la differenza genetica tra uno di Bova Marina e questo io so che è di Roccaforte è più grande che tra Creta e il Peloponneso. È una variabilità molto forte. È un dato strano anche perché si posizionano isolati, quindi abbiamo indagato ulteriormente facendo altre analisi. Andiamo oltre. E abbiamo visto, sempre su un'analisi delle componenti principali, che il Sud Europa, diciamo, si posiziona geneticamente come ponte di congiunzione tra l'Europa continentale e il Medio Oriente. Ingrandendo quel ponte, noi troviamo il Sud Italia, che è questo qui, le Grecia Peloponneso, le isole. Ma lì in alto, dove io ho messo il centro del cerchio, le comunità greche d'Aspromonte. Notiamo che le popolazioni più vicine, loro sono molto lontane, però le popolazioni geneticamente più vicine risultano essere il Sud Italia di Reggio Calabria e poi il Sud Italia della Sicilia all'interno del cerchio rosso. Aumentando e all'interno del cerchio arancione, che è questo qui, ricade il resto della popolazione dell'Italia meridionale, ma anche la popolazione ebraica del Nord Africa. Mi ricordo che il professor Pippo Violi mi disse una volta: ma non ci venire a dire che siamo tutti ebrei, perché una volta venne qualcuno a dire che eravamo tutti ebrei. No, non siete tutti ebrei, però c'è una vicinanza con le popolazioni ebraiche del Nord Africa. Possiamo andare avanti.
Questo che sembra un'alterazione dello schermo è un grafico che ci consente di vedere chi sono i parenti più vicini della popolazione che noi stiamo considerando. Focalizzate l'attenzione all'interno di questo cerchio giallo. Le popolazioni Bova e Calabria sono quelle indicate in beige. E come vedete, su quest'asse sono disposte le popolazioni. In orizzontale i gradi di parentela, diciamo. Prima che uno di questi, ogni individuo è un filo qui, è una riga, uno di questi arrivi ad avere un parente, ci vogliono molti gradi di parentela. Cioè questo grafico ci fa vedere che in realtà le popolazioni si sono riprodotte all'interno della stessa comunità, che la stessa comunità è omogenea geneticamente e che i primi parenti più prossimi, diciamo, sono questi viola, che in realtà sono Sicilia e Sud Italia. Cioè i parenti più vicini delle comunità greche sono gli altri calabresi, praticamente. Possiamo andare avanti. La stessa cosa la vediamo sulla mappa termica. Questa ci consente di vedere le distanze genetiche confrontando due popolazioni. Se confrontiamo, è a doppia entrata, quindi questo cerchietto verde mi indica i greci salentini che, confrontati con le altre popolazioni salentini, greci salentini, hanno bassa distanza genetica, no? Così come vediamo all'opposto una distanza genetica intermedia invece nella popolazione di Ragusa, che significa che Ragusa è una città di porto dove c'è stato tanto transito e ha avuto molti apporti genetici. E interessante è quello che vediamo poi in fondo sulle popolazioni di lingua greca ad Aspromonte, cioè loro sono vicini geneticamente solo tra di loro e sono molto distanti da qualunque altra popolazione. Ancora una volta la popolazione più vicina geneticamente per loro è Reggio Calabria, cioè gli altri calabresi. Per cercare di capire un po' meglio abbiamo fatto questa ulteriore analisi che prende in considerazione delle componenti popolazionistiche. Abbiamo visto una cosa abbastanza anomala, che la popolazione, le comunità greche che sono indicate qui con questo grassetto nero, hanno una componente popolazionistica privata, cioè questa componente verde appartiene solo a loro. Le altre popolazioni ovviamente sono formate da componenti mediterraneo sudorientali, che è quella rossa. Gli albanesi hanno una componente balcanico continentale blu molto rappresentata e i siciliani delle Madonie hanno una componente locale arancione. La cosa interessante è che questa componente verde, questa componente privata, noi non siamo riusciti ancora a trovare corrispondenze in altre popolazioni. Quindi o è stato amplificato un assetto genetico calabrese non più rintracciabile in altre popolazioni, o esiste una qualche popolazione che, da cui deriva questa componente. Per indagare questo, no, c'era un pezzetto prima, per indagare questo è stato necessario allargare il campionamento ad altre popolazioni dell'area e a fare eventualmente confronti sia con altre popolazioni al di fuori dell'area di interesse in Calabria, dell'area di lingua greca, intendo dire in Calabria, ma anche con altre popolazioni mediterranee. E qui
quindi abbiamo allargato il campionamento. Il primo era riferito appunto con Dufuri, Bova, Rogudi, cos'è Gallice, no? Roccaforte del Greco. Il secondo l'abbiamo ampliato ad Amendolea, San Lorenzo, Gardeto, Africo, Samo e San Luca. Abbiamo fatto il confronto anche con altri comuni del Catanzarese, in particolare Girifalco, Iacurso, Tiriolo e Pentone, poi con Castrovillari e Benevento. Quello che abbiamo visto, l'altra slide, è una conferma del dato precedente, cioè i nuovi campioni aspromontani si andavano a sovrapporre e a raccordare con quello che abbiamo chiamato continuum mediterraneo, nel quale sono confluiti Catanzaro, Benevento e Castrovillari. Poi abbiamo fatto un dettaglio di questa componente, che è la prossima slide, e abbiamo visto questo fenomeno, cioè i dati si distribuiscono secondo una V. Un braccio della V è rappresentato da Gallice No, Condofuri, Amendolea e San Lorenzo. L'altro da Rocudi, Roccaforte, Bova, Africo. San Lorenzo è un po' diciamo alla base della biforcazione, mentre Samo, Cardeto e San Luca confluiscono in quello che è il continuum mediterraneo. Abbiamo ulteriormente approfondito e abbiamo visto che effettivamente si riconferma quella disposizione, ma qui emerge bene come per esempio Africo diventa un erratico rispetto a questa conformazione, cioè si distacca e sembra un altro isolato, così come Cardeto. Strana è la posizione di San Luca, perché va a finire completamente dentro lo spazio occupato dalla parte, diciamo, della parte centrale e settentrionale della Calabria. Nella successiva abbiamo quindi cercato di a questo punto di fare i confronti con le altre popolazioni del Mediterraneo, e in particolar modo qui abbiamo preso dei dati del Human Diversity Project e li abbiamo confrontati. Allora, questo nel cerchio, avete capito, è il Sud Italia. L'Aspromonte è la parte più in basso. E naturalmente in questa PCA, cioè analisi, le popolazioni più vicine sono Italia centrale, questa è la Toscana, questo è il Nord Italia, la Francia, gli Orcadiani sono le isole scozzesi, i Baschi sono un erratico genetico, cioè sono una popolazione isolata geneticamente, così come i Sardi. I Sardi, forse non sapete, ma comunque è una popolazione di origine neolitica. Si ritiene che siano i discendenti di una popolazione arrivata nell'isola circa 10.000 anni fa e hanno avuto pochi apporti da altre popolazioni. E nella parte destra del grafico troviamo i Drusi, che sono una popolazione residente in Siria, Israele e Libano, palestinesi, e in alto gli Adigei, che sono la popolazione caucasica. Abbiamo ingrandito e abbiamo visto che appunto quello che vi dicevo, l'Aspromonte tende ad andare per gli affari suoi, si distingue dal resto del cluster, del gruppo della Calabria centrale e settentrionale. E come per l'analisi precedente, siamo andati a vedere rispetto a queste popolazioni quali componenti vanno a formare la nostra di riferimento. Allora, se io considero qui per esempio tre popolazioni
del mio dataset, di quelle che vi ho fatto vedere prima, vedo che la componente rossa appartiene ai palestinesi, è una componente medio orientale quindi, la componente arancione è una componente caucasica, la componente blu è massimizzata nell'Europa continentale, la componente verde, che è quella sarda, neolitica sarda, è massimizzata appunto per la Sardegna. Come è composta quindi la nostra popolazione da Aspromonte? C'è una componente sarda neolitica, una componente che proviene dal Caucaso, una componente importante medio orientale, ma poi prende di nuovo la sua componente privata. Abbiamo quindi pensato a questo punto di fare un'analisi riferita a delle popolazioni non più contemporanee ma passate. Due ipotetiche popolazioni con caratteristiche generiche. E abbiamo immaginato che se dovessimo considerare soltanto due presunte popolazioni ancestrali, la distribuzione per i nostri campioni diventa questa, cioè la Calabria centrale e del nord ha una popolazione ancestrale rossa, noi non sappiamo qual è, però sappiamo che è rossa, mentre per l'Aspromonte, in particolare Rocudi, Gallicenoe e Roccaforte, la popolazione ancestrale è blu, quindi è diversa da quella che abbiamo considerato prima. Però è rossa per San Luca. San Luca è un'anomalia che dovrei approfondire. E quindi è come se la Calabria avesse due popolazioni ancestrali distinte, una per il centro-nord e una per il sud. Abbiamo a questo punto fatto dei raffronti con dei reperti fossili per vedere, conoscendo il loro DNA, quale fosse più simile o si avvicinasse di popolazioni antiche alla nostra di riferimento. Vi ho riportato qui la mappa che abbiamo visto prima, in cui posizioniamo il Sud Italia rispetto alle altre popolazioni. In questa sovrapponiamo a questi, che sono praticamente il negativo di questa qua, i DNA, i reperti fossili. Quelli che si vanno a sovrapporre alla nostra popolazione aspromontana sono dei reperti anatolici provenienti dai siti di Tepe Cik e Boncuclo. Cioè, mentre nel resto d'Europa, nella stessa epoca, mesolitico e neolitico, c'erano cacciatori raccoglitori, che i fossili si sovrappongono direttamente alle popolazioni contemporanee, nel nostro campione quelli che si avvicinano di più sono campioni neolitici del vicino Oriente. Di questa zona, Boncuclo è qui, questa è la Turchia. Tepe Cik dovrebbe essere qui, anche se è segnata qua. Altri reperti vicini sono i Natufiani, che sono una popolazione che occupava questo spazio nel Medio Oriente, questo è Cipro. Durante il primo e medio neolitico europeo ci sono popolazioni che vediamo si raggruppano tutte insieme in un'area vicino al sud Italia e il neolitico ucraino, che vi ricordo qui c'è la Russia e qui ci sono i reperti neolitici. Quindi in questa fase il DNA più vicino proviene dalla Grecia, dai Balcani e dal Peloponneso. Andiamo avanti. Durante la diffusione della cultura del vaso campaniforme notiamo che non c'è un interessamento particolare nella nostra area.
Le popolazioni raggruppano prevalentemente tutte insieme, eccetto che la popolazione iberica e i siciliani. Invece, durante il tardo neolitico e l'età del bronzo, abbiamo delle corrispondenze interessanti, perché qui, sul sud, proprio sull'Aspromonte, si sovrappongono reperti anatolici, minoici, quindi il legame concreta in qualche maniera potrebbe provenire addirittura da quell'epoca, mentre reperti micenei si sovrappongono alla Calabria centrale e settentrionale. Quindi vi ripropongo lo stesso grafico costruito sulle componenti delle popolazioni che hanno vissuto dal Paleolitico fino all'età del ferro a questo punto, e notiamo che le nostre popolazioni di riferimento, che sono qui, non si legge perché effettivamente sono molto fitte, hanno una componente piccola blu che viene dai cacciatori raccoglitori europei, una componente invece molto più grande che viene dal Neolitico, è una componente verde, che è anche questa molto ben rappresentata, che viene dai cacciatori raccoglitori del Caucaso, una piccolissima componente gialla viene dalle popolazioni delle steppe. Questa componente gialla non la vediamo in Sardegna, questa è la Sardegna, perché queste popolazioni pare non siano mai arrivate. Quindi ringrazio. La conclusione che ci è venuta da fare a questo punto è che, oltre alle due ipotesi della possibile provenienza della Magna Grecia o d'epoca medievale, bisognerebbe considerare, visto che le nostre popolazioni sembrano essere strutturate da migrazioni successive, ma che originano sin dall'età del bronzo, la possibilità di indagare sin da allora, cioè cercare dei reperti da cui poter estrarre DNA e confrontare il DNA antico con le nostre popolazioni. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata un minimo chiara. Ringraziamo la dottoressa Petrilli per il suo originale contributo. Siamo orgogliosi del fatto che i risultati di questa prima tappa di ricerca siano stati presentati per la prima volta qui a Roccaforte del Greco. Ma sarebbe anche molto interessante assistere a un dibattito tra il professor Minuto e la dottoressa Petrilli su tale tematica. Procediamo nel nostro viaggio verso la scoperta della storia culturale magno-greca. La storia di un'identità culturale non è sinonimo di valori superati da esporre in un ideale museo, ma sottolinea l'attualità di una sapienza che in questo convegno stiamo cercando di scoprire grazie ai nostri relatori. Il professor Nugera, nativo di Corito in Rovuti, quindi greco calabro di identità e formazione, e secondo quanto scrisse lo stesso professor Minuto nella presentazione del libro Agapauna Graspo, un esponente di primo piano nell'attuale movimento di rinascita della cultura grecanica. Docente di materie letterarie, ricopre incarichi di responsabilità in seno ad associazioni, in qualità di protagonista di scambi culturali tra greci dell'Ellade e greci di Calabria. Attraverso questo suo intervento il professor Nugera ci aiuterà a riflettere sul valore permanente della cultura greco-calabra, evidenziandone il valore idiomatico. A lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Devo ringraziare anche quelli che più volte mi hanno citato in precedenza, immodestamente. Ne sono onorato, ma sono anche un pochettino in difficoltà, un po' commosso. Che devo dire?
Il professore Minuto ha fatto un amplissimo quadro rispondendo a tutte quelle che sono le domande e le risposte da dare inerenti, presenti in questa conferenza che noi dovremmo fare, che noi stiamo facendo, scusate. I valori che può avere la conoscenza della nostra lingua. Innanzitutto, attraverso la lingua greca, sin dall'antichità, si sono espressi i più grandi autori del mondo classico. Attraverso la conoscenza della lingua greca, tutte le manifestazioni umane, le più alte che siano esistite, che si siano espresse da parte dell'uomo, si sono espresse, si sono amplificate, si sono conosciute attraverso l'uso della lingua greca. Oggi per noi non solo, specialmente per noi grecanici, per noi dell'area grecanica, dell'area grecofona, è molto importante la conservazione o la ripresa, la conoscenza della nostra lingua, perché ci permettono di conoscere meglio anche la lingua italiana o anche le altre lingue presenti nel mondo, perché molti dei termini utilizzati a livello internazionale in svariati campi del sapere, della conoscenza e della scienza stessa, quindi, sono di origine greca. Le abbiamo conservate in gran parte e quindi ci aiuterebbero a capire meglio chiunque dovesse esprimersi in qualsiasi linguaggio, in qualsiasi lingua con cui noi potremmo venire a contatto. Questo sicuramente è un punto fondamentale che molti, la scuola in particolare, non hanno colto, non hanno saputo valorizzare. Di questo siamo un po' responsabili tutti noi, di questo sono particolarmente responsabili le strutture istituzionali, che nonostante ci siano delle leggi che lo consiglino, non lo impongono ma lo consigliano, non si sono mai prodigati, non si sono mai adoperati a tutelare, salvaguardare, promuovere la ripresa, la conoscenza, la diffusione di questa antichissima lingua. Antichissima perché, come diceva benissimo prima il professore Minuto, è una lingua che ha radici molto antiche, che poi si è arricchita, si è stratificata con gli apporti dei termini bizantini fino ad arrivare ai termini moderni. Sono dati storici di fonti sicure che ci confermano tutto ciò. Dati storici e anche linguistici, perché nel nostro idioma, nella nostra lingua, molti sono, molto di più di quanti gli studiosi affermano, sono i termini di origine dorica, di origine antica, e anche dei termini arcaici che non esistono più nella lingua della Grecia moderna, del cosiddetto della lingua neogreca. Un unico esempio per farvi capire: l'antichità e l'origine della nostra lingua è un verbo che noi utilizziamo per dire parlare. Parlare si dice plateguo, che non vuol dire alto, parlare largo, con pronuncia larga, come lo facciamo, lo fate voi, lo facciamo noi nel mio paese, lo facciamo in tutta la zona, parliamo anche in dialetto, parliamo in maniera ampia, larga, gridiamo pure. E quindi
si usa solo da noi, nel nostro linguaggio, questo verbo, questo termine, non è riscontrabile in nessun altro linguaggio, né della Grecia moderna, né nella Grecia antica. E poi naturalmente le occupazioni di cui l'occupazione anzi di cui è stata oggetto la Grecia da parte degli ottomani dell'impero turco ha fatto sì che nel tempo fino a che non c'è stata la liberazione della Grecia ci siano state delle ondate di migrazione che hanno portato in ultimo molte persone, migliaia di persone che si sono stanziate, stabilite in un posto nel quale si parlava ancora greco e quindi l'integrazione, la facilità di ambientamento era molto più facile, per cui molti sono venuti qua più che in Sicilia, perché in Sicilia in un certo periodo c'erano gli arabi, quindi sono piuttosto scappati e passati in Calabria, specialmente durante il periodo di dominazione bizantina. Questo è un concetto primario di importanza della nostra lingua. La lingua serve anche per esprimere, per esternare sentimenti, per indicare le cose quotidiane di ogni giorno, quindi tutte le attività delle persone che ne sono possessori di un determinato linguaggio. Naturalmente nella lingua indicano tutte le attività, tutti gli oggetti che, di cui fanno uso, che stanno intorno, quindi tutti gli oggetti e tutte le attività, gli oggetti circostanti e tutte le attività che si svolgono in un territorio, in un determinato territorio, in un determinato luogo. Questo può essere spiegato. Può essere spiegato con il fatto che nella nostra lingua la maggior parte dei termini che sono rimasti, ma non solo, devo dire, per fortuna, sono rimasti vivi, sono quelli che riguardano il mondo agropastorale. Sono termini anche che sono in questi campi, in questi settori delle attività che svolgevano i nostri antenati. E sono rimaste più vive, sono rimaste parole molto antiche. Mi vengono in mente termini riguardanti le erbe, riguardanti i nomi degli animali, le caratteristiche degli animali, il mondo pastorale, questo, i nomi delle piante, che sono nomi addirittura scomparsi nel greco moderno e che si possono riscontrare e ritrovare soltanto negli autori della letteratura classica greca, nei grandi autori specialmente. La lingua è anche, oltre che dell'attività agropastorale, è anche veicolo, è anche strumento per rappresentare momenti anche particolari, intimi, termini che possono riguardare il momento della dipartita, del defunto, il momento delle morti o dei matrimoni o anche di altre attività propiziatorie che si potevano svolgere che in qualche posto ancora sperduto, rimasto di qualche paesino, si possono svolgere ancora oggi. E sicuramente anche se la lingua utilizzata da mezzo secolo a questa parte, più frequente, più comune, o se non la sola lingua, è quella dialettale, o addirittura negli ultimi anni quella nazionale, la lingua italiana,
si, anche nelle pratiche quotidiane si possono sentire molti termini, questo in tutta l'area, non solo in quella che noi chiamiamo area grecanica, ma in tutta l'area della provincia di Reggio e anche di Catanzaro e anche credo nella provincia di Cosenza, molti termini di origine greca utilizzati come se nulla fosse, cioè inconsapevolmente, senza sapere che sono dei termini della lingua greca, dell'antica lingua greca o della lingua greca fin quando è stata utilizzata come veicolo di comunicazione, come strumento di comunicazione. E non so cosa potrei dire altro. E posso dire che è importante questo, lo ripeto, mi pare di averlo detto prima, importante che i giovani, vedo che stasera ce ne sono parecchi qui presenti, che i giovani la apprendano per tutti questi motivi, solo sono una parte dei motivi che io ho spiegato per i quali la lingua dovrebbe essere uno strumento indispensabile per la conoscenza, per essere anche maggiormente noi stessi, per dimostrare che siamo discendenti di popolazioni che avevano nel passato una conoscenza, una cultura, un modo di vivere che erano fondamentali per lo svolgimento delle attività quotidiane e non solo. La lingua andrebbe ripresa anche da chi per motivi vari, non ultimo quello per cui chi la parlava veniva tacciato di ignoranza, di rozzezza o di altro, andrebbe ripresa perché ormai sappiamo, e questo è merito innanzitutto di persone, principalmente come il professore Minuto, il compianto professore Mosino e anche di un'altra persona che mi piace nominare perché è stata la prima persona che da ragazzino mi incitava a imparare il grecanico, che si chiama Giorgio Barone Adesi, conosciuto anche come padre Nilo Vatopedino. E a me il ricordo delle sue incitazioni è sempre fresco, sempre vivo nella mente, perché è stato lui principalmente che mi ha indotto ad occuparmi di questa lingua. E poi naturalmente il resto, la parte più grossa, più importante, chiamiamola così, è stato merito del professore Minuto e di tanti altri. Mi ricordo che siamo venuti i miei contatti con gli altri per cercare di insegnare o di imparare, di far apprendere e ricordare delle parole greche proprio qui a Roccaforte, nella scuola media, e avvenivano col professore Minuto e con l'amico Mimmolino, l'artista Nucera, che è qui presente. Venivamo una volta a settimana, venivano loro, anzi, perché io abitavo a Gorio e quindi mi veniva facile, ma il professore Minuto partiva da Reggio e venivamo alla scuola media e impartivamo delle lezioni, almeno io ascoltavo. Poi successivamente per anni sono venuto qui sia nella scuola media che in privato di pomeriggio e ad un gruppo di ragazze insegnavo il grecanico, provavo ad insegnarlo, non so con quali risultati, ma non credo che siano stati eccellenti. Comunque tutto questo sicuramente è servito perché la voglia, la curiosità o altro, quello che era, molte persone si avvicinavano all'apprendimento di questa lingua, di questo linguaggio, non si vergognavano più come non ci vergognavamo
noi nei paesi nei quali si parlava sistematicamente, si poteva parlare sistematicamente, ma proprio per la vergogna non si parlava più, non si faceva uso di questa lingua. Molti dopo alcuni anni di informazioni, di incontri con persone che si interessavano per la salvaguardia, la tutela, la diffusione di questa lingua, si sono convinti che la lingua era importante, anche se non la imparavano, perché il motivo per cui non veniva imparata, non veniva appresa, era quello che non avrebbe reso economicamente, dal punto di vista economico, e quindi era una lingua inutile. Poi naturalmente un colpo mortale decisivo alla mancanza di utilizzo di questa lingua è venuto dall'abbandono dei paesi nei quali questa lingua era conosciuta se non parlata, e quindi le difficoltà di utilizzo di questo linguaggio, di questa lingua, sono state ancora superiori. Volevo concludere, non vi annoio molto, quindi anticipo molto il tempo che avrei a disposizione. Volevo concludere dicendo, parlando dell'esperienza di cui accennavo, perché le cose che avrei voluto dire, dovrei dire, le avete dette tutto il professore Menuto, ha fatto bene, lo ringrazio per questo, così mi risparmia di parlare un poco di più. Dell'esperienza del Tomasima greco, cioè la settimana greca, che ha, diciamo, suscitato un grandissimo interesse non solo a livello locale, regionale, nazionale, ma anche internazionale. Abbiamo degli alunni che vengono dall'estero, che vengono dalla Grecia, alunni di una certa età, con una certa cultura, che vengono dalla Francia, che vengono dalla Spagna. E questo è un motivo di orgoglio, e questo è merito anche di una ragazza brillantissima, capacissima, che si chiama Maria Olimpia Squillaci. Ci sono molti ragazzi giovani che imparano facilmente, con grande passione, la lingua grecanica, molto meglio di quanto non la parlino tanti nostri compaesani, tanti nostri amici, tanti nostri parenti. Qui ne abbiamo un esempio, anche la signorina frequenta il corso con profitto, e è motivo di orgoglio questo sicuramente. Quello di l'unico cruccio è che sono pochissimi, molto pochi, gli alunni, quelli che vogliono imparare la lingua dei nostri paesi, sono molto pochi. Come vi dicevo, provengono da molte regioni italiane, dalla stessa provincia di Reggio, dall'estero, ma dai nostri paesi ce ne sono, anzi solo quest'anno c'è stata un'eccezione, ce ne sono stati alcuni che hanno deciso di frequentare questo corso. Sicuramente anche a livello internazionale, con queste iniziative, la lingua ha assunto un valore superiore a quello che c'era in precedenza, anche se solo gli stranieri fino a non molto tempo fa, o i non corregionali o i non concittadini conterranei, si interessavano della salvaguardia, della salvezza di questa lingua. Il problema importante è quello della mancanza da parte delle istituzioni di un'attenzione maggiore, di un coinvolgimento maggiore delle persone, perché si possa
fare in modo che la lingua in un contesto molto più ampio, più largo e più approfondito possa essere appresa, possa essere divulgata e mantenuta, conservata nel tempo. Sempre, come ho avuto modo di ripetere in precedenza, se non altro per cercare di mantenere, conservare qualcosa di molto prezioso e nello stesso tempo aumentare, migliorare le conoscenze anche della stessa lingua italiana, che viene chiamata lingua madre, la nostra lingua madre. Quindi questo è il mio augurio e con questo vi ringrazio dell'attenzione e spero di non avervi annoiato in questo poco tempo. Grazie.